dal Palazzo Berlemont, dove ha sede la Commissione europea, a Bruxelles, da dove vi avevamo parlato nei giorni scorsi, ci siamo spostati, sempre qui a Bruxelles, alla sede del Parlamento europeo. Il Parlamento europeo si riunisce ogni mese, una volta a Strasburgo e una volta, in maniera più breve, a Bruxelles. Non siamo entrati nell'aula delle sedute plenarie perché vi sono lavori in corso. Siamo qui in una delle grandi aule dove si svolgono lavori parlamentari. Noi sappiamo che il 25 maggio prossimo in Italia andremo a rinnovare il Parlamento europeo. Per quanto ci riguarda, il Parlamento europeo si comporrà di 751 membri, in Italia ne abbiamo 73 e in Germania, che è il paese più grande, ne avranno 96, mentre i paesi più piccoli come Lussemburgo, come Malta, 6 componenti del Parlamento europeo. Le elezioni avverranno con il sistema proporzionale e sarà possibile esprimere preferenze. Va detto che il Parlamento europeo è una realtà molto importante, rappresenta l'espressione diretta della democrazia, diretta dei cittadini. Nel corso del processo di integrazione europea vi sono state delle evoluzioni. All'inizio non si chiamava nemmeno Parlamento europeo, ma era semplicemente Assemblea consultiva. Attualmente l'istituzione parlamentare ha un ruolo fondamentale nell'approvare le leggi che vengono proposte dalla Commissione e poi molti altri compiti che vedremo anche nei giorni successivi. Dobbiamo sottolineare che vi è in questo momento forse un po' di disaffezione nei confronti delle istituzioni europee. Vi sono delle carenze che certamente devono essere considerate, ma dobbiamo dire anche che purtroppo il dibattito europeo non fa parte del dibattito politico quotidiano che dovrebbe svolgersi nei nostri paesi. Ci si concentra principalmente sulla tematica nazionale e purtroppo si attribuiscono a Bruxelles, a Lussemburgo, colpe talvolta per coprire carenze nostre. È necessario dibattere e far sì che appunto la tematica europea diventi questione quotidiana, perché se consideriamo che oltre il 70% delle norme che riguardano la nostra vita quotidiana sono emanate direttamente o indirettamente dalle istituzioni europee, certo è un fatto questo che deve portarci a riflettere maggiormente della serietà e dell'importanza dell'Unione Europea.